Chi resta calmo vince. Argomenti terapeutici dell'ira nella filosofia epicurea. L'epicurismo antico, pratica di vita ed azione psicoterapeutica piuttosto che puro esercizio intellettuale. Nelle opere di Epicuro rimaste, ben poche rispetto alla fecondissima attività letteraria del filosofo di Samo, il tema dell'ira compare solo di sfuggita. Ma che esso dovesse avere un posto di primo piano nella teoria e nella prassi terapeutica epicurea, ce lo confermano le opere di due grandi epicurei di epoca romana, il De Ira di Filodemo di Gadara, 110-35 a.C. circa, e soprattutto il De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro, vissuto tra il 98-96 e il 55 a.C. L'epicurismo antico fu, in primo luogo, una pratica di vita. La dottrina non ebbe mai un valore meramente intellettuale. Celebre la sentenza «è vuoto il discorso di quel filosofo che non riesca a guarire alcuna sofferenza dell'uomo». Come non abbiamo bisogno della medicina se essa non riesce ad espellere dal nostro corpo le malattie, così non abbiamo alcuna utilità della filosofia se essa non serva a scacciare le sofferenze dell'anima. Di questo dunque si tratta, usare il discorso filosofico per guarire quel che oggi chiameremmo disagio esistenziale o sofferenza psichica, ristabilendo equilibrio e pace interiore. Ristabilire, uso questa parola e la sottolineo, perché lo sfondo dell'esistenza è, di fatto, piacevolmente quieto, scevro di preoccupazioni. La vita, non fosse per le passioni e i falsi desideri ai quali spesso affidiamo, per ignoranza, il timore dell'animo nostro, è esperienza meravigliosa. Il vero fine del filosofare consiste nello scoprire dentro di noi questo vasto, profondo giacimento di vitalità imperturbata. Atarassia, nel linguaggio di Epicuro, sperimentando nelle pieghe della quotidianità le pratiche più consone a mantenerlo, per quanto possibile, puro e incontaminato. La filosofia agisce dunque come un farmaco da prendere alla bisogna per contrastare l'insorgere delle passioni, desideri violenti e sconclusionati, paura, angoscia, rabbia, delusione, o alleviarle quando ci affliggono, provocando lo sterile, affannoso fluttuare della mente. A tale sofferenza, in gran parte autoindotta, dunque c'è il rimedio. Ecco la buona novella di Epicuro, che riecheggiò da un capo all'altro del mondo antico per centinaia e centinaia di anni, facendo ecumenicamente proseliti presso ogni popolazione, senza distinzioni di classe, credo politico, cultura, sesso. Quale migliore testimonianza dell'efficacia di questa medicina filosofica? Il vero significato dell'edonismo epicureo. La filosofia, pertanto, deve essere utile a perseguire un modo di vita piacevole. Sul termine piacere, in greco edoné, da cui edonismo, è stato costruito, probabilmente ad arte, l'equivoco che a partire dal Medioevo cristiano ha tenuto la spiritualità epicurea in una sorta di esilio forzato rispetto alle principali linee di sviluppo della civiltà occidentale. Un equivoco facilmente scioglibile. Anche all'occhio del lettore più disattento, difatti, i testi superstiti, forse scampati ad una postuma operazione di damnatio memoriae, rivelano una concezione del piacere niente affatto assimilabile a quella condannata dalla dottrina cristiana, tantomeno a quella liquida e consumistica che ha corso oggidì. Ecco un paio di massime dal significato inequivocabile. Trabocca il mio corpo di dolcezza vivendo a pane e acqua, e sputo sui piaceri del lusso, non per se stessi,
ma per gli incomodi che li seguono. Meglio per te impavido giacere su un umile giaciglio che in preda a turbamento possedere aureo letto e suntuosa mensa. Veri piaceri per l'epicureo sono piuttosto la serenità d'animo, atarassia, alla lettera assenza di turbamento, e il benessere corporeo, aponia in greco, assenza di affaticamento, che derivano dal pacato soddisfacimento dei bisogni naturali e necessari, sia in senso fisico che psichico. Di qui, per esempio, il grande rilievo dato all'amicizia. Ai desideri naturali, ma non indispensabili, poniamo una vita sessuale particolarmente disinvolta, occorre accostarsi con molta circospezione. Spesso il prezzo che ci fanno pagare in termini di ansia e trepidazione fa sì che il gioco non valga affatto la candela. Quelli poi che non trovano alcun fondamento in una sana fisiologia, occorre sfuggirli come la peste. Finiscono con l'avvelenare anima e corpo, generando brame che non possono essere soddisfatte, perché contro natura. Un vero e proprio bagno di realtà. Lo stato di pace e letizia, proprio del saggio, nel linguaggio epicureo, piacere catastematico, ovvero piacere inquiete, non è barattabile con il fugace godimento dei cosiddetti piaceri cinematici, cioè quelli in movimento. Se non proprio dannosi, essi sono comunque effimeri ed inconsistenti. Se mi capita di poter mangiare, magari in compagnia, una pietanza abbastanza succulenta, ben venga. Altrimenti non ci perderò certo il sonno. L'epicureo quindi si eserciterà a calmare la mente e con essa il corpo, fugando gli spettri prodotti dall'ignoranza, superstizioni, fobie, manie di persecuzione, piuttosto che ad eccitare i sensi in crapule e bisbocce. Lungi dall'assomigliare al viveur dipinto dalla tradizione antiedonistica, insomma, abbiamo qui a che fare con una specie di monaco. Imparare a comprendere il linguaggio delle emozioni. Ma la cura epicurea, come si diceva, si prefigge fondamentalmente lo scopo di aiutare il praticante a controllare le emozioni, impedendo che esse si trasformino in passioni nocive. Le emozioni vanno vissute, ben inteso, ma non subite. Non a caso nell'etimo di passione è implicita la passività del soggetto umano. Questo intento verrà perseguito attraverso la conoscenza di sé e della natura delle cose. Con conoscenza intendiamo qui quella consapevolezza, quella visione e sperimentazione in prima persona che sola è in grado di trasformare in profondità l'individuo. Il nozionismo astratto non ha mai salvato nessuno. È facile distinguere un'emozione da una passione. La passione, qualunque sia la sua tonalità e l'oggetto presunto al quale è rivolta, genera dipendenza e s'ammanta, presto o tardi, di una cappa di sofferenza. Nella passione non vi è libertà, perché non vi è vera consapevolezza. Ci appassioniamo per qualcosa che non è reale, o meglio, che non riusciamo ad accettare per quel che davvero è. Ci illudiamo, per esempio, che una preghiera possa muovere a compassione la divinità, o una buona somma di denaro donarci quella sicurezza esistenziale di cui abbiamo tanto bisogno. Ma il denaro, per chi ha la sfortuna di essere accecato dalla sua cupidigia, non basterà mai, se ne vorrà di più e ancora di più. Per questo la prognosi di tale patologia non può che risultare infausta. Lungi dal conquistare quella sicurezza a cui anela, lo sventurato si condannerà ad una vita grama, colma di agitazione e frustrazione, giacché la povertà, commisurata al bene secondo natura, è ricchezza. La ricchezza,
senza una misura è grande povertà. Parole di Epicuro. Quanto agli dèi, poi, secondo il nostro filosofo, essi non sono afflitti dalle umane debolezze, poiché vivono in una dimensione separata dalla nostra, i cosiddetti intermundia, sprofondati in un'eterna condizione di atarassia. Non distribuiscono premi né punizioni, non commiserano né s'adirano. Al limite, costituiscono un modello da contemplare. A loro volge il pensiero il saggio in cerca di elevazione. Nella visione epicurea vi è una netta distinzione tra mondo divino e mondo umano. Alla perfezione degli uni fa da contrappunto la debolezza e l'imperfezione degli altri. Dice Epicuro: l'essere beato e immortale, infatti, non ha né procura agli altri affanni. Così non è soggetto né all'ira né alla benevolenza. Queste cose, infatti, sono proprie dell'essere debole. La divinità, non essendo soggetta alle passioni, non ha alcun bisogno di filosofare. Va da sé. L'ira come prodotto della precarietà della condizione umana. L'ira, dunque, è figlia della nostra naturale debolezza. Essa si mescola alla maggior parte delle passioni umane. Scoprendosi nudi ed indifesi contro le insidie dell'ambiente circostante, in preda ad atavici terrori, i nostri antenati impararono a reagire aggredendo i potenziali nemici, fiere o altri uomini che fossero. La rabbia è generata dalla paura. Paura di subire danni fisici e menomazioni. Paura di rimanere senza cibo. Paura, in ultima istanza, di morire. Ma anche da quel senso di profonda delusione che assale chi non vede corrisposte le proprie voglie sessuali o chi si sente, in una maniera o nell'altra, emarginato dal gruppo sociale. L'amaro frutto della collera, che i più conoscono assai bene, è sofferenza per noi stessi e per chi ci è prossimo. Ma se l'aggressività dei nostri lontani progenitori, simile a quella degli animali, produceva una dose di patimento contenuta e limitata nel tempo, comunque funzionale alla vita selvatica, e quindi secondo natura, kata physion in greco, totalmente disfunzionali, invece, sono le angosce e le tribolazioni cui si condannano per ogni dove i cosiddetti uomini civili, oggigiorno in particolare. Allo stato naturale non avevano ancora fatto la loro comparsa né gli orrori della guerra, né le innumerevoli meschinerie che fanno da corteo all'insaziabile brama di dominio, di ricchezza, di onori. Se da una parte, una volta abbandonata la selvatichezza, gli uomini hanno beneficiato dei vantaggi del vivere sociale, dalla solidità degli affetti familiari alla più ampia mutualità offerta dalla polis, dall'altra, l'ignoranza del funzionamento della realtà, la fisiologia materialistica ed atomistica epicurea, il mondo è insieme di atomi infiniti che si aggregano e si disgregano secondo cause meccaniche, ebbene, ha alimentato false opinioni e superstizioni d'ogni sorta. Donde si è scoperchiato il vaso di Pandora delle passioni malsane, fobie, manie, paranoie, che inquinano l'esistenza di genti incivilite, sì, ma a prezzo di un diffuso infiacchimento psicofisico. Al timore di pericoli concreti in agguato nella foresta si è sostituito il vago ed angoscioso sentore di minacce più sottili, indefinite, nascoste tra le increspature di un mondo sempre più artificioso e complesso. Abbiamo inventato armi sempre più sofisticate per allontanare il terrore del nemico, nonché mille rimedi tecnologici, e oggi anche farmacologici,
per alleviare le tante fatiche del vivere quotidiano, ma non sappiamo più come difenderci né dalle une né dagli altri. E allora rabbia. Rabbia apparentemente immotivata, come quella che ci prende per improvviso impazzimento quando ci sentiamo intrappolati nel traffico o il PC ci pianta in asso. La terapia poetica di Lucrezio a base di shock addizionali. A più riprese il tema dell'ira fa capolino nei versi di Lucrezio. Suoi sono alcuni degli argomenti che abbiamo utilizzato sin qui. Ma a rendere più efficaci tali argomenti sono le immagini che il poeta riesce a sbalzare con il suo versificare intenso, vivido, ficcante. Ecco ad esempio come vengono rappresentati i moventi psicologici che conducono gli uomini civilizzati a farsi irosamente guerra, l'uno contro l'altro armati. Ma che gli uomini si vollero famosi e potenti perché su base ben ferma ristesse il loro destino e potessero ricchi condurre una liscia esistenza, ma inutilmente, poiché lottando per giungere alla vetta del potere pericoloso si resero il percorrere quella via, anche tuttavia dalla vetta come fulmine li getta percossi invidia, a volte spregiati nel tartaro tetro. Invidia, infatti, come fulmine fa avvampare le cime di solito e tutto ciò che si trova più in alto degli altri. Canto quinto, versi 1120-1128. Lucrezio, da buon epicureo, si mostra amichevolmente sollecito nei riguardi dei suoi interlocutori romani, a cominciare da quel Gaio Memmio, cui è dedicato il De Rerum Natura, da cui sono tratti i versi che ho letto e che leggerò, ed utilizza la poesia con chiari intenti terapeutici. Per curare la passione dell'ira occorre ritrarla in maniera vigorosa, realistica, a tinte forti, in modo da provocare nel lettore discepolo una sorta di shock che gli faccia prendere coscienza della natura e degli effetti maligni dei moti dell'animo fuori controllo. All'aggressività la filosofia muove guerra con le parole, non con le armi. Per domare la fiera, infatti, bisogna indurla, anche con una certa bruschezza, a più miti consigli, a ragionare, insomma. Giacché l'ira riposa su opinioni, in genere irriflesse. Essa ha dunque una sua struttura cognitiva ed è scatenata dall'attaccamento a cose esteriori che si ritiene possano subire danni dall'azione altrui. Occorre analizzare la vera natura di tali cose, oggetti materiali, persone, ma anche simboli, idee, eccetera, per valutare realisticamente, uno, la loro natura intrinseca di beni, due, la loro naturale mutevolezza, tre, la nostra effettiva capacità di intervenire per preservarli o difenderli. L'intervento curativo si basa quindi sulla comprensione della vera struttura delle cose e dell'adeguatezza o meno delle rappresentazioni mentali che di esse ci formiamo. Dalle rappresentazioni dipendono le emozioni e da quest'ultime i sintomi corporei manifesti, nel caso dell'ira accaloramento, gonfiore delle membra, arrossamento della pelle. Se ci mettiamo in condizione di dipendere dagli oggetti esterni, inevitabilmente cadremo vittime delle passioni. Se non diamo importanza a ciò che importanza non merita, le cosiddette adiaforà, le cose indifferenti, per dirla con gli stoici, non ci aderiremo né spesso né in maniera intensa. Vivremo l'ira quando è necessario in rapporto a cose che meritano di essere difese
e che è in nostro effettivo potere provare a proteggere. Si tratterà, dunque, di una rabbia naturalmente funzionale e a tempo determinato, non di un sordo rancore che pian piano ci marcisce dentro, avvelenando inutilmente le nostre giornate. L'ira, come la gratitudine, induce dipendenza. In questo senso l'ira è sempre un segno di debolezza. Forte non è colui che manifesta la sua collera in maniera plateale, come l'omerico Achille, bensì l'uomo che è in grado di controllarne gli eccessi, qualora essa si riveli necessaria, o di osservarla con dolcezza, passo a passo mitigandola, qualora la si scopra collegata a fatti insignificanti, in balia dei rovesci della sorte o, peggio ancora, autoindotta da immagini mentali illusorie, non conformi a realtà. Epicuro e Filodemo, peraltro, collegano l'ira alla gratitudine. Quest'ultima è il corrispettivo impositivo dell'ira. Si è grati a qualcuno quando si ritiene di essere stati da lui beneficiati. Anche in questo caso, l'attenzione del soggetto che patisce è spostata verso l'esterno e la passione viene innescata da un giudizio che crea dipendenza da una determinata cosa, persona, situazione. Senza di questo sto male. Tu me ne fai dono, dunque a te debbo il mio stare bene, ti sono debitore. In ogni caso, far dipendere la propria serenità interiore da ciò che non è sotto il nostro controllo, come direbbe Epitteto, ci mette implicitamente in una situazione di debolezza e precarietà. Infatti la divinità, perfettamente autarchica, è esente da tali emozioni, non prova né rabbia né riconoscenza. All'ira può essere sotteso anche il desiderio che l'aggressore riceva un danno, la voglia di vendetta. Tale desiderio, a sua volta, sarebbe basato sulla convinzione che questo fatto costituisca per noi un bene, ovvero una giusta rivalsa per l'oltraggio subito. Andando ancora più a fondo, scopriamo che dietro codesta convinzione si nasconde la percezione o la credenza che l'oltraggio ci sia stato inferto volontariamente. Dunque, alla paura di subire un danno si somma generalmente la nozione di volontarietà o intenzionalità, vera o presunta. L'ira deriva da un uso disfunzionale dell'aggressività di cui sono dotate per natura tutte le creature viventi. Questo il complesso quadro etico-gnoseologico umano, del tutto umano, del sentimento di ira. Altrimenti si tratterebbe di pura ferocia, istintiva come nelle bestie. Pur manifestandosi naturalmente aggressive, le fiere condividono con gli dèi una condizione di purezza e innocenza che le mette al riparo dall'ulteriore sofferenza che gli esseri umani si autoprocurano sottostando ai devastanti effetti delle passioni. Se non fosse per questa, non avremmo alcun bisogno della filosofia, né, d'altronde, di quella spiccata socialità che contraddistingue la nostra specie. Ai pericoli oggettivamente dati, infatti, potremmo e dovremmo far fronte in maniera comunitaria, raggiungendo il massimo di sicurezza possibile per un mortale. In natura esiste, peraltro, una forma di aggressività autodifensiva e autoaffermativa che l'epicureo considererebbe del tutto adeguata. Serve, poniamo, a predisporsi alla lotta quando si è assaliti e si corre il rischio di patire ferite gravi o mortali. A renderla accettabile è il fatto che essa sia rivolta all'occorrenza verso l'esterno e non venga successivamente introvertita, divenendo causa di patimento per chi, pur a buon diritto, vi è soggetto. Si tratta insomma di utilizzarla
quando strettamente necessario, senza strascichi psicologici e patologici di sorta. Prendersi cura dell'ira significa sottoporre a trattamento terapeutico i propri desideri. L'ira, si è visto, risponde ad una specifica esigenza conoscitiva interpretativa del reale. In generale, essa si sviluppa a partire dalla credenza erronea che sia possibile soddisfare i cosiddetti desideri non naturali né necessari, come per esempio l'ottenere sicurezza attraverso onori e ricchezze, stimando che essi costituiscano uno scudo contro le frecce della sorte. Eppure le malattie non fanno distinzione tra il povero e il ricco, anche se quest'ultimo, va detto, chiaramente in assenza di un welfare funzionante, può accedere, mettendo mano al portafoglio, a cure più adeguate. E, in ultimo, nessuno sfugge alla morte. La cura eccessiva della propria reputazione o l'accumulo compulsivo di denaro ci precipitano in una spirale di affanni che non possono aver fine, giacché innaturale è l'impulso ottativo che li ha generati. Da qui l'ira, surplus di afflizione autoprodotta, germinante dalla frustrazione del desiderio, ovvero dal convincimento che tra esso e il suo appagamento si frappongano mille ostacoli esterni da rimuovere, costi quel che costi. Convincimento falso, perché in realtà la sofferenza da cui prendere mosse, su cui alligna la collera, è frutto di un ben più profondo errore di valutazione: il credere conforme a natura ciò che naturale non è, né in termini di fini, la soddisfazione del desiderio di mettersi al sicuro una volta per tutte dalla morte, ovvero dalla propria finitudine, né di mezzi, notorietà, poteri, soldi, eccetera, eccetera. Saggezza è dare agio alla nostra vera natura di manifestarsi, le più profonde aspirazioni umane, armonia, beatitudine, sono sempre accessibili nel momento presente. Nudo piacere di vivere. È già qui, dentro ciascuno di noi, e non richiede mezzi particolari, se non quelli che sono facilmente a disposizione di tutti, e che solo la cieca avidità di alcuni fa sì che siano inegualmente distribuiti o del tutto mancanti per altri. Un tozzo di pane, un companatico semplice e genuino, una bella sorsata di acqua di fonte o al più un bicchiere di vino sincero. È un lusso in più. In uno stato del genere, la collera non ha modo di palesarsi, poiché, se assunto ad abito, esso tende a recidere alle radici l'ondivago, disordinato, fluire dei desideri, che s'alimentano di pensieri e atteggiamenti incongrui e irreali. Il segreto per spegnere la collera, per lenirne i morsi dolorosi quando ci assale, è tutto qui: tenere ben fisso lo sguardo sulla natura delle cose. Alle radici della collera anche l'ambiguità del desiderio erotico. Tra le bramosie che producono grandi illusioni e di conseguenza grandi rabbiose delusioni, Lucrezio annovera altresì l'eros, se si esprime in maniera abnorme e disfunzionale. Quando realizziamo che non si può possedere appieno l'oggetto del desiderio, trattasi di persona autonoma, fino a prova contraria, con sentimenti e visione del mondo propria, guarda un po', ponendo fine allo spasimo prodotto in noi dal desiderio stesso, allora quel che chiamiamo amore si volge in odio, l'affetto in sordo rancore. Odi et amo, dice Catullo, non riuscendo a darsene conto. Anche forzare oltre misura un istinto naturale produce inevitabilmente afflizione. L'ambivalenza, del resto, è caratteristica peculiare della passionalità. L'origine dei sentimenti di ira e gentilezza, illustra Lucrezio, è assai prossima. Entrambi derivano da un certo attaccamento a desideri sorti e sviluppatisi con il viver civile. Hanno in sé un qualcosa di artificiale,
come artificiale risulta essere, in certo senso, l'umano consorzio. Rappresentano, insomma, facce della stessa medaglia, in quanto risposte condizionate ad una medesima sensazione di debolezza che, allo stato di natura, forse non è dato provare. Per questo gli animali assomigliano, in un certo senso, alle divinità. Provano rabbia o manifestano tenerezza rimanendo ben sincronizzati al loro stato attuale, senza costruire vani castelli di carte linguistici e concettuali. Ben ancorati al presente, non oscillano illusoriamente nel passato o nel futuro. Sfatare il mito del progresso. Nessuna forma di progresso, civile o tecnologico, in definitiva, ci può mettere del tutto al riparo dall'ansietà e dai timori atavici che ci portiamo appresso. All'appagamento di un determinato bisogno corrisponde sempre la nascita di una nuova forma di dipendenza che ci rende inevitabilmente più fragili, più vulnerabili. Fuggire in avanti non serve granché. Produce nuove apprensioni, complessi, motivi di competizione. Il meccanismo di formazione dei desideri non ne risulta minimamente intaccato, bensì rafforzato. Se ho questo, l'inquietudine mi porta a voler quello. Se per avventura mi procuro tot, ecco che, un'ora dopo, quella quantità di roba non mi è più sufficiente. La dinamicità del desiderare è di per sé in contraddizione con quella stabilità che sola è in grado di donarci quiete, il cosiddetto piacere catastematico di cui dicevamo prima. Il desiderio non si acquieta, perché è per natura inquieto. Da qui deriva il tormento della fatica, della frustrazione, della rabbia, indotte da un competere con niente, per niente e su niente. Carriera, onori, riconoscimenti sociali, apprezzamento, ammirazione, buon nome e tutte le altre idiozie per le quali ci mettiamo in competizione l'uno con l'altro. La vita può e deve essere molto più semplice. Il saggio epicureo prende congedo da questo modo di stare al mondo, godendosi il puro piacere di essere, al di là delle illusioni, nella dimensione dell'adesso, di cui la corporeità costituisce il portale d'accesso. Questo è il significato più vero del motto Dace Biosas, ovvero vivi nascosto. La vera battaglia da vincere si combatte dentro ciascuno di noi. Paradossalmente, al diminuire delle minacce esterne, reali, aumenta la possibilità di sviluppare passioni dolorose generate dalla psiche, nevrosi o psicosi, direbbe Freud, forme di violenza ed aggressività introiettate. Di queste si occupa la filosofia. Da questi mostri, le passioni, dobbiamo guardarci e da questi purgarci, in un certo senso. L'anima viene rappresentata da Lucrezio come un campo di battaglia. Cito: ma se il cuore non è purificato, in quali lotte e pericoli dobbiamo noi, pur riluttanti, allora gettarci? Quali, allora, le acerbe spinte del desiderio che spezzano l'uomo, ansioso e insieme, che grandi terrori? E superbia, egocentrismo, insolenza, quali terribili sciagure creano? E ostentare ricchezza e l'accidia? Canto quinto, versi 43-48. Chiaro è qui il rapporto tra disagio interiore ed aggressività rivolta verso l'esterno. Abbandonarsi alla collera è in primo luogo un atto autolesionistico, basato sul fatto che non ci si ritiene sufficientemente buoni, sufficientemente capaci o accettati se non si posseggono determinate cose
o piuttosto sembianze di cose, le quali tuttavia non sono affatto sotto il nostro dominio, il che, il paradosso, badate bene, solo apparente, non fa altro che elevare al quadrato quel senso di insicurezza e di frustrazione, ovvero diremmo oggi di disagio esistenziale, che si vorrebbe attenuare proprio attraverso il possesso di quei presunti beni. Denaro, posizione sociale, fama, eccetera, eccetera, eccetera. Un comportamento, insomma, che si avvita su se stesso. La frustrazione conduce al disprezzo di se stessi, il disprezzo di sé alla svalutazione del mondo e delle altre persone. Così monta la collera. Andiamo alla guerra, piccola o grande che sia, per difenderci dal male, per allontanare da noi dolore e morte. E così facendo produciamo a noi stessi e agli altri ancora più angoscia, distruzione, morte. La pace non è una meta, bensì è essa stessa, la via, come a più riprese ha sottolineato il maestro Zen Thich Nhat Hanh. Chi sconfigge l'ira, restando calmo, prevale nell'unica vera battaglia che è lecito combattere e che si può davvero vincere. Metodi di lotta del guerriero interiore. Praticare lo stile di vita epicureo significa sostanzialmente muovere guerra alle passioni, in particolare all'ira. La collera si combatte con la gentilezza, con l'osservazione attenta, il distacco sereno, attraverso la meditazione dei discorsi e delle massime del maestro. Lui, Epicuro, è celebrato da Lucrezio e dai suoi discepoli in ogni epoca e contrada del Mediterraneo come una sorta di salvatore, colui che per primo e in maniera decisiva ha fornito all'umanità gli strumenti per liberarsi dall'inquietudine e dal dolore e incamminarsi verso la pace profonda, adamantina, dello stato naturale. Compito della filosofia è quello di aiutarci a conoscere a fondo noi stessi, l'origine delle passioni che ci tormentano, il reale ordine delle cose, portare luce nelle oscurità della nostra anima. Incollerirsi per i colpi inflitti dal caso non ha alcun senso. A muovere l'ira, come si è detto, è la credenza che un determinato atto sia compiuto volontariamente a nostro discapito. Ora, se la natura dell'universo non risponde ad alcun criterio teleologico, i mali della vita vanno accettati per quello che sono, inevitabili condizioni naturali. Non c'è nessun colpevole, nessuna punizione, nessun senso di colpa. Ciò che deve accadere, accade e basta. Occorre perdonare a se stessi per ciò che si è, accettare la propria fragilità, arrenderci alla vita umana. Questo è il fine della terapia epicurea. Con quali pratiche? Autoanalisi, meditazione dei testi, applicazione dei concetti epicurei ai propri casi autobiografici, frequentazione della comunità epicurea, vita in comune, sollecitudine nei confronti del prossimo, amicizia, filia e soprattutto condivisione e franchezza. In greco parresia. In due parole, interiorità e comunitarismo. Tutto quello di cui abbiamo bisogno in una società, la nostra, segnata dalle inaudite sofferenze di un individualismo tutto superficie. Consigli per la lettura. Per chi volesse approfondire l'argomento, consiglio l'opera, oramai classica, della filosofa statunitense Martha Nussbaum, Terapia del desiderio, teoria e pratica nell'etica ellenistica, Vita e pensiero, Milano, 1998, in particolare il capitolo settimo, dedicato al tema dell'ira nel poema lucreziano, da cui ho tratto alcune delle considerazioni presenti nell'articolo. Per un approccio più autobiografico e coinvolgente al tema della pratica filosofica epicurea, il libro di Romano Madera, psicanalista junghiano e ordinario di filosofia morale e pratiche filosofiche all'Università di Milano Bicocca,
il nudo piacere di vivere la filosofia come terapia dell'esistenza. Mondadori, Milano, 2006. Buona lettura e buona meditazione a tutti.